Buonasera, Parapelgola di Potenza, dove si è appena conclusa la gara PM Avis Potenza Ipersissa Sarno, purtroppo con una sconfitta per 3-1 ai danni delle sarnesi. Purtroppo stasera abbiamo visto in campo la brutta copia della squadra invece apparsa brillante nel torneo di prima fase, la prima fase del torneo di Coppa Italia. Abbiamo perso la partita, secondo il mio punto di vista, a muro, in battuta e in difesa. Cosa ne pensano? Beh, già 3 fondamentali su 5, quindi vuol dire che la partita penso che sia stata persa su, anche sugli altri fondamentali, perché in attacco abbiamo avuto poca efficacia, in battuta pochissima efficacia, non abbiamo mai messo in difficoltà la ricezione avversaria, quindi penso che un pochettino su tutti i fondamentali siano andati maluccio oggi. Del resto non è facile giocare contro Potenza, è una bella squadra, lo sapevamo già, e abbiamo detto che ci voleva tutta la nostra grinta, la nostra determinazione, purtroppo non c'è stata, analizzeremo un pochettino quali sono i motivi, cambiamo del lungo, quindi andiamo avanti per la strada. Ci ha meravigliato anche il fatto che atlete del calibro di Lore e di Santos si abbiano giocato molto sottotono, nonostante negli allenamenti abbiano fatto vedere grandi cose. E sono i martelli che sono mancati. Ah no, la pallavolo è bella perché è uno sport collettivo, non si vince e non si perde per colpa di una ragazza. Diciamo è un po' tutta la squadra che probabilmente è venuta a mancare oggi, quindi è chiaro che poi nelle difficoltà non abbiamo avuto quella sagacia di risolvere i piccoli problemini, mentre nelle altre partite siamo riusciti a risolvere i problemi che abbiamo, oggi non ci siamo riusciti. Poi dopo vedremo se c'è qualche individualità che ha retto un po' di meno, probabilmente non stava bene fuori. Ora è necessario rimboccarsi le maniche e lavorare come siamo abituati a fare e pensare direttamente alla prossima gara in casa, mi sembra con il Club Italia sabato prossimo. Quale prospettiva abbiamo nei confronti di... No, questa è la B1, tutte le partite sono difficilissime. Chi pensava che prima noi eravamo una squadra schiacciata, penso che si debba ricredere, così come non siamo una squadra da retrocessione. Siamo una squadra forte, abbiamo necessità di lavorare per sistemare le cose che non vanno, abbiamo bisogno di una certa tranquillità per poter lavorare e andiamo avanti. Poi tutte le partite saranno difficili, dalla prima all'ultima. L'ha dimostrato oggi Potenza, ma così come abbiamo perso nella prima partita contro Mercato San Severino. Sì. Quindi difficoltà anche la settimana prossima contro il Club Italia, la squadra è piuttosto giovane, quindi dovremmo preparare attentamente la partita e poi vedere che cosa succede durante la partita. Allora, grazie, speriamo bene per la prossima. Abbiamo con noi Nino Gagliardi, coach del PM Volley Potenza, al quale facciamo innanzitutto i complimenti per l'ottima partita che ha giocato la sua squadra questa sera. Purtroppo il Sarno non ha giocato come ha dimostrato nella prima fase di Coppa Italia, però sinceramente di fronte abbiamo trovato una signora squadra. Come commenta lei? Noi sapevamo di giocare con un avversario importante, perché come ha detto giustamente lei, nel corso della Coppa Italia ha dimostrato di essere una squadra con buona individualità ma anche con un buon complesso. Noi eravamo consapevoli che dovevamo fare la partita perfetta, sotto molti punti di vista siamo stati bravi nel farlo, è chiaro che giocare in casa, la prima ci tenevamo a fare bene. L'obiettivo nostro era quello di giocare 26 finali, abbiamo giocato la prima e abbiamo portato a casa 3 punti che per noi sono fondamentali e sono in questo momento lo stimolo a continuare a lavorare con la stessa intensità che abbiamo avuto durante questo mese di preparazione. Non siamo stati fortunati perché abbiamo giocato solo 2 partite ufficiali di Coppa e quindi questo temevo che potesse creare qualche problema soprattutto a livello di impatto nell'importanza dei 3 punti. E invece per fortuna siamo stati all'altezza di un avversario, ripeto, importante. Molto bene, abbiamo visto solamente la squadra leggermente vacillare nel secondo set che hanno perso. Poi c'è stata una ripresa della squadra.
qualche momento, in quel momento è successo qualcosa di particolare? È successo che avevamo preparato alcune cose sulle loro uscite d'attacco e nella fase decisiva del secondo set abbiamo sbagliato quello che poi abbiamo continuato a far bene nel corso della partita. Quindi essenzialmente il problema è stato questo. Poi voglio dire, Sarno non ha certamente giocatori di basso livello, perché Lorè non ha bisogno di presentazioni, Voigt, Repice, Mezzapesa, la stessa Santos che l'anno scorso vi ha trascinato alla vittoria del campionato di B2. Quindi parliamoci chiaro, credo che abbiamo giocato contro una squadra ambiziosa e decisamente molto importante. Quindi onore al merito sicuramente al Sarno, ma penso che abbiamo disputato una buona gara portando a casa 3 punti che per noi sono vitali, soprattutto perché un gruppo giovane ha bisogno di benzina, e quale migliore benzina del risultato della vittoria, insomma. Benissimo, vi rinnoviamo i complimenti e alla prossima. Grazie per l'intervento. Arrivederci.